Con grande gioia riusciamo a organizzare un momento di festa per il mondo dei rifugiati, dei richiedenti asilo che in vario modo Caritas Ambrosiana, Cooperativa Farsi Prossimo accolgono, accompagnano nei loro primi passi verso un'auspicata e feconda integrazione. Questa sera è una sera di festa, una sera che è stata caratterizzata per il secondo anno consecutivo da un piccolo torneo di calcio organizzato assieme a noi da un'associazione che si chiama GoKick, che usa il calcio come strumento di integrazione per gli stranieri. A loro siamo grati. Io devo dire una solo una cosa, oggi è stata una bellissima giornata, devo ringraziare tutti. Questa è la testimonianza che a Milano, in Italia, l'integrazione si può fare, è semplice, non è difficile, basta mettersi in gioco come ci siamo messi in gioco oggi. Sono fiducioso per il nostro futuro, perché il nostro futuro sarà sempre più così, sarà sempre più in mezzo a tante persone del mondo. Per noi di Playmore, che è l'associazione che organizza questi tornei con GoKick, è una giornata bellissima, perché per noi il calcio è proprio un modo per fare integrazione sociale, per superare tutte le barriere, e questa è la dimostrazione che è possibile. Questa sera c'è una bella festa dove ogni centro del comune di Milano per rifugiati politici e richiedenti asilo ha preparato dei piatti tipici dei paesi di provenienza, quindi avremo riso afgano, mangiare senegalese, di tanti altri posti del mondo, e poi soprattutto aspettiamo la musica per ballare. Quale musica? Musica italiana? Musica, ci sarà un bellissimo gruppo dell'associazione Naga. E poi avremo anche un laboratorio musicale fatto da un musicista, Mohamed Ba, che ha preparato questi ragazzini proprio per coinvolgerli, integrarli nel nostro paese attraverso la musica. La cena etnica che stasera consumeremo è stata confezionata in parte dagli ospiti dei nostri centri, ma insieme anche da una struttura di catering che sta nascendo, grazie sempre a donne richiedenti asilo, rifugiate politiche che noi ospitiamo in una struttura a Milano in via San Martini. Queste donne sono portatrici di una cultura molto diversificata, abbiamo pensato di mettere a frutto questa loro competenza e perché ne nascesse una struttura di catering che potesse appunto in qualche modo arricchire serate come questa da parte di chiunque vorrà approfittarne. E poi la riconferma, per fortuna, del 101 rifugiati per altri 3 anni, anche questa non era scontata, è un investimento in questo momento in cui si taglia tutto su una cosa apparentemente superflua come può essere un centro diurno, no? Non tocca un bene essenziale apparentemente, in realtà dal mio punto di vista tocca cose ancora più essenziali forse del dormire e del mangiare, però non era scontato che ci fosse questo investimento da parte del comune, quindi anche in questo senso un riconoscimento credo vada anche all'amministrazione pubblica che in questo caso ha creduto in questo progetto e ha fatto un bando che ha consentito poi la continuità per 3 anni del progetto del centro diurno. E terzo elemento, la casa Monlue che si è aperta a gennaio, che anche questa è una grande scommessa,
su cui contiamo molto. La festa non fa dimenticare evidentemente i motivi di preoccupazione, ma questa sera l'obbligo è quello della festa.